Buongiorno, bentrovati da Gianluca Virgilito e dalla redazione giornalistica. Covid-19 torna alla zona gialla in Sicilia. Ascoltiamo il servizio. Torna alla zona gialla in Sicilia. Da oggi, tra le altre cose, sarà possibile spostarsi liberamente e senza autocertificazione tra comuni diversi. Muoversi è consentito anche tra regioni gialle o bianche. Possibile visitare parenti e amici fino a un massimo di 4 persone. Bar e ristoranti possono restare aperti a pranzo e a cena, ma all'aperto. Dal 1 giugno invece dovrebbe essere possibile consumare anche al chiuso dalle 5 alle 18. Aperti cinema, teatri, musei e aree archeologiche. Riaprono gli stabilimenti balneari. Già ieri, giornata di apertura e molta gente in spiaggia. Dal 1 giugno dovrebbero ripartire le attività delle palestre. Via libera allo sport. All'aperto è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva, anche di squadre di contatto. I circoli sportivi possono essere aperti con attività all'aria aperta. In presenza, scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Scuola secondaria di secondo grado in presenza almeno al 70% fino al 100% degli studenti. Il coprifuoco rimane dalle ore 22 alle ore 5. Giulia Baudo per Bella Radio. In Sicilia i medici odontoiatri potranno essere impegnati nella campagna vaccinale contro il coronavirus. Questo è quanto previsto da un'intesa tra il presidente della regione Nello Musumeci, in qualità di temporaneo assessore alla salute, e il coordinamento albi odontoiatri degli ordini professionali della Sicilia, retto dal presidente Giuseppe Renzo. L'accordo prevede che tutti gli iscritti negli albi dei dentisti potranno partecipare su base volontaria alla somministrazione dei sieri. Musumeci e l'inaugurazione degli hub vaccinali di Santa Caterina Battiati e Acireale. Ascoltiamo. Abbiamo aperto un centinaio punti vaccinali in Sicilia nelle ultime settimane, con la protezione civile regionale, con i commissari per la lotta al Covid, col personale sanitario in ogni provincia, in ogni città. Andiamo incontro ai cittadini, anche più riottosi, anche e più diffidenti, perché abbiamo spiegato in mille occasioni che l'unica salvezza si chiama vaccino e ogni punto vaccinale è una tappa lungo il percorso della speranza. Qui siamo ad Acireale, in provincia di Catania, dove l'hub vaccinale è stato realizzato dai nostri volontari e funzionari della Protezione Civile all'interno del Palasport Tupparello. Non ci fermiamo un attimo, perché dobbiamo utilizzare i mesi estivi per poter immunizzare tutta la comunità siciliana, in modo che, speriamo a settembre o comunque alla fine dell'estate, si possa mettere il punto finale in questo triste calvario che ha segnato tante morti, tanto dolore, tanta disperazione, tanta sofferenza, a cominciare dagli operatori economici. I cittadini del comune di Cassaro, nel Siracusano, sono stati tutti vaccinati contro il coronavirus. Il nostro paese ha acquisito l'immunità di comunità contro il Covid grazie a tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa. Lo ha scritto sui social il sindaco Mirella Garro. Sicilia occidentale, blitz antidroga, 30 misure cautelari. Maria Grazia Spartani. Blitz antidroga in Sicilia occidentale. Sono state eseguite 30 misure cautelari dalla polizia. 11 arresti, 15 soggetti ai domiciliari e 4 con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dalle indagini sarebbe emerso che Partinico era il centro del traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, tra le province di Palermo e Trapani. L'approvvigionamento e lo smercio di droga coinvolgevano pure Balestrate, Trappeto, Camporeale, San Cipirello, Alcamo, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Santa Ninfa e Gibellina. L'operazione odierna ha permesso di scardinare un'organizzazione criminale che operava nelle due province anche grazie all'utilizzo della forza e della violenza per recuperare i crediti. Pare che sia stata coinvolta pure una bambina di neanche 10 anni, che contava i soldi su indicazioni del nonno pusher. La clientela in buona parte era fidelizzata. Le investigazioni sono scattate dopo la denuncia della madre di un giovane che comprava cocaina. Maria Grazia Spartada, Antenna 1 Notizie per Bella.
Nuovi interventi per sostenere i migranti presenti regolarmente in Sicilia. In ogni provincia isolana, infatti, sarà attivato un centro polifunzionale per l'assistenza ai circa 190.000 stranieri regolari. È stato pubblicato un bando con i fondi comunitari del progetto SUPREME, circa 1,4 milioni di euro. Continuano intanto gli sbarchi di migranti a Lampedusa, soccorso un barcone con 61 stranieri, un'altra imbarcazione poco dopo è stata intercettata con a bordo 73 individui. I gruppi, a seguito di un controllo sanitario, sono stati condotti nell'hotspot. Nella struttura, prima dei nuovi arrivi, erano circa 220 gli ospiti. La ONG Sea High era in soccorso nella notte per una barca con 99 migranti, in primis provenienti dalla Siria. Ora ci sono circa 330 rifugiati sulla nostra nave, l'equipaggio sta lavorando al limite, afferma l'organizzazione. E a Palermo una donna è morta a seguito di un incidente. La vittima è stata investita da un'auto mentre attraversava in via Duca della Verdura. Sul posto un'ambulanza che ha soltanto potuto constatare il decesso. In loco pure Polizia Municipale e l'infortunistica stradale si sta indagando sulla dinamica del sinistro. E con questa news termina questa edizione del nostro Radio TG da Gianluca Virgillito. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata su Bella Radio TV. Il meteo. Il meteo. Sponsor by Ecotech a Catania in via di Taino 16 San Giorgio. Bella radio. Bella radio. Le previsioni meteorologiche. In collaborazione con Trebi Meteo. Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Bella Radio da M Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un'altra splendida giornata dai connotati tipicamente estivi sulla Sicilia. Il sole è protagonista sull'isola e le temperature massime in netto ulteriore rialzo saranno prossime anche superiori ai 30-32 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, salvo locali rinforzi sul comparto costiero dai quadranti meridionali. È tutto, per saperne di più scaricate l'app gratuita Trebi Meteo.